danza cadenzandola al lento, sempre uguale, scorrere delle acque al mare, ritmandola al lento, sempre uguale, avvicendarsi delle stagioni. Da secoli scorre così, tranquilla, la vita in quest'angolo di mondo, giorno dopo giorno, nella coscienza che ogni giorno non è tanto importante per se stesso quanto per il suo appartenere a un ciclo ben più vasto che lo comprende e nello stesso tempo lo valorizza. Così come l'acqua che scorre, inutile per se stessa, assume la propria importanza nel suo stesso scorrere, nel suo fluire dalla sorgente al mare e da questo di nuovo alla sorgente. Questa profonda coscienza del ciclo, del tutto nel suo complesso, si traduce in superficie in una particolare apatia, per cui ogni avvenimento è accettato quasi fatalisticamente come fosse conosciuto ancor prima del suo accadere. Ma si risolve sostanzialmente in un'istintiva saggezza, che in chiave ironica si ritrova nella definizione che i bondenesi danno al proprio paese, definendolo al paese dal capirissimo. A proposito di questa definizione, un poeta locale ci ha spiegato nel colorito vernacolo ferrarese perché Bondeno è soprannominata il paese colto e sapiente. A causa certa rudne e certa rusghin tra due paesi da renda veciamente, spesso l'untiera per un quel da niente una paiuscola l'adventa sul fanin. Guai se per casa ciapet mezzo un cal fra i cittadini bondeni e quei dusdal. Storchi è pronto a mnardi smataflu se a sac dalla qualifica ciuciun. Chi altri è convinto, anche durissimo, a vivere in tal paese dal capirissimo. E anche per portar chi altra scuola, i stramanda da padre in fiol sta fola. Un dì Sampier l'ha incaricata al signor d'un lavorier garbat da ciopador, a stramnare il capire l'ignoranza intera senza distinzione a sorta. Casavlesche abbondè in la rotta sporta e al capir le piovezzò in abbondanza. Invece sull'usdal par distrazione l'arvanzà tutti in fier qualta scurton. Da loro i malintesi e a vol frunfil i sguarda los par fin i campanil. Di Campanile Sera. Ed ecco che subito cominciano i lavori per l'erezione del palco degli esperti e di tutte le altre necessarie attrezzature tecniche che vengono simpaticamente a cambiare con fari, antenne, telecamere e altoparlanti il panorama della piazza, dandole un aspetto suggestivo di modernità e di tecnicismo. Compiono il loro lavoro, parallelamente si è costituito un comitato capeggiato dal sindaco signor Pasqualini e composto da autorità ed eminenti cittadini per risolvere i più urgenti problemi organizzativi. Primo fra i quali la nomina dei portacolori da mandare a Milano. I cosiddetti pulsantisti, dopo una prova di selezione, sono scelti nelle persone della signorina Laura Vignozzi per le materie culturali e il signor Carlo Zagni per attualità e informazione. Le signorine Lorenza Meletti e Amneris Borsatti, tutti studenti universitari.
e subito questi quattro rappresentanti del capirissimo Bondesano si recano a Milano per tentare con la baldanza e l'entusiasmo della loro giovinezza di battere gli avversari che da ben quattro settimane resistono a tutti gli attacchi.